Buongiorno, ecco. Buongiorno, benvenuti a Fiorenzo Dalmeri e Silvano Pintarelli. Oggi con Piacere i a voi. nostri ospiti del secondo pomeriggio, benvenuti, grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito del WILAB. Siamo in collegamento con i ragazzi dell'Università di Salerno. Del corso di Digital Innovation e con tutti coloro che seguono i nostri canali e anche so di Scuderia Trentino della Cronoscalata pure. Ecco, benvenuti. Oggi si parla con i nostri ospiti, si parla di organizzazione e gestione di eventi nel motorsport. Questo è un po' il titolo che ho dato. Motorsport, che allora io conosco un po', come dire, di ritorno questo mondo bellissimo e so anche complesso, un mondo ancora che con tante complicazioni in più a partire da quest'anno di emergenza sanitaria. Moltissime complicazioni. Conosco solo da oggi Silvano Pintarelli, a cui do il benvenuto insieme a Fiorenzo Dalmeri, Grazie ma anche a voi, conosco lei. piacere. Conosco meglio Fiorenzo che ha cercato sempre di non arrendersi davanti ad ogni difficoltà che ha trovato in quest'anno. Penso che l'abbia fatto molto spesso nella sua vita, ma in particolare quest'anno. Ecco, io Fiorenzo lascerei la parola a te e poi a Silvano. Io sono qua, vi chiederei gentilmente, sin da subito, di raccontarci un po' la vostra esperienza, la gestione del team, quello che richiede questa gestione, e poi man mano interagiamo soprattutto anche con i nostri ragazzi che sono qui in backstage con noi e cominceremo a parlare con loro. Prego, Fiorenzo. Va bene, beh, innanzitutto grazie a te per questo invito a parlare con dei ragazzi delle nostre attività, del motorsport in particolare, e un grazie a tutti i ragazzi che stanno seguendo questa diretta. Allora, vabbè, il mio nome lo vedete, è Fiorenzo Dalmeri, ormai mi occupo da 25 anni di motorsport perché mi sono così inserito nella Scuderia Trentina, che è un ente organizzatore. Poi vedremo e parlerò di cosa significa Scuderia. Scuderia Trentina è l'associazione, è un'associazione di amici, di persone appassionate del mondo del motorsport, che si occupa di mantenere, di gestire e di far crescere le gare automobilistiche che ci sono, alcune delle gare automobilistiche che ci sono in Trentino, ma in particolare le più importanti, e la più importante è la Trento Grondone, che è una cronoscalata ormai famosissima al mondo, la più lunga e la più tecnica in Europa, valida per il campionato europeo della montagna e sicuramente la più conosciuta al mondo come cronoscalata. Un'altra delle manifestazioni che curiamo ormai da parecchi anni è la Stella Alpina, che invece, al contrario della prima gara, Trento Bondone, che è una gara di velocità e di pura velocità, la Stella Alpina è una gara di regolarità, nel senso che la vettura partecipante, guida ovviamente pilota, deve raggiungere un determinato punto in un determinato tempo e passare attraverso questo punto fisico sul tracciato, sulla strada in genere, in un determinato momento, anche spaccando il centesimo di secondo, se ci riesce. Quindi velocità e regolarità sono due ambiti del motorsport molto, molto interessanti, molto divertenti, che vede ogni anno la partecipazione di centinaia di equipaggi, di piloti provenienti da tutta Europa, praticamente, sia nella prima che
manifestazione che nella seconda manifestazione. Una terza manifestazione da menzionare è uno slalom, è una gara molto più piccola, nel senso che la lunghezza è diversa rispetto a una gara di cronoscalata, sono 3 km di slalom, appunto perché l'attività del pilota è quella di passare attraverso una sequenza di birilli senza toccare i birilli. Beh, gestire queste cose non è assolutamente facile, è molto 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 complesso perché è necessario tenere sotto controllo tutta una serie di aspetti che passano dalle relazioni con l'ente pubblico, con le forze di polizia e con le federazioni nazionali e internazionali, ad aspetti molto più operativi e tecnici che sono relativi come dire, alla predisposizione del tracciato di gara, con una grandissima attenzione alla sicurezza di coloro che corrono sulla pista o sul tracciato e di coloro che invece hanno un ruolo di commissari di percorso rispetto a cronometristi, rispetto a tante altre persone che operano in quei giorni di manifestazione perché tutto possa filare liscio e come dire, che non succedano incidenti gravi, se possibile. Devo dire che la sicurezza è l'aspetto più decisivo, più importante, più delicato, che prevede Fiorenzo, anche. posso permettermi un attimo, prima di passare anche la parola a Silvano, se permettete facciamo così, no? Che ci Certo. interagiamo intanto. Allora, intanto relazioni, hai parlato di relazioni, ecco, il tuo parlare delle relazioni, io, come dire, l'ho percepito come un parlare delle relazioni in un tempo normale, no? Tempi non emergenziali. Capito Come? così. Ecco, e dopo chiederò subito a Silvano un suo intervento, anche dal punto di vista, ecco, io Silvano posso permettere, è Pinta Rally, ok? Bravo. Perché È prende tutto un da. programma, no? Ecco, esatto. Dico bene, correggetemi se commetto troppi errori, insomma, abbiate No, pazienza. ci sta. Appunto, in tempi normali avviene questo: si hanno relazioni con gli enti pubblici, si devono mettere insieme tanti aspetti che poi adesso ci racconterete nelle vostre diverse, appunto, dai vostri diversi punti di vista nell'organizzazione. E invece che cosa accade o che cosa è accaduto in quest'anno? E soprattutto, la Trento Bondone, tu hai parlato della Trento Bondone, ma anche della Stella Alpina, sono due gare bellissime, confermo che a cui ho avuto il piacere di partecipare ovviamente come spettatore. Ecco, che cosa è accaduto in questo periodo di emergenza e che cosa cercheremo di fare nei prossimi mesi? Quindi come vi siete trovati rispettivamente nel caso di Fiorenzo ad esempio con l'organizzazione gare, nel caso di Silvano, che cosa accade nella gestione di un team in una situazione del genere? Certo. Beh, esattamente un anno fa, quando stavamo ragionando e stavamo preparandoci all'organizzazione della Trento Bondone, eravamo nel pieno, insomma, del primo periodo della pandemia e di lockdown, e quindi il primo aspetto che dovevamo in qualche modo gestire era la presenza del pubblico. Una gara, una manifestazione come la Trento Bondone attira tantissimi appassionati, decine di migliaia, e quindi era evidente che in quelle condizioni, pur
pur essendo il periodo della Trento Bondone un periodo estivo, quindi la prima domenica di luglio, il primo weekend del mese di luglio, però l'avvicinamento, le condizioni, i vari DPCM, le restrizioni che erano state imposte prevedevano l'assenza completa del pubblico. Il fatto certo. Di non aver potuto e di non potere così garantire l'assenza completa delle persone su per il tracciato non ci ha permesso di organizzarla, perché la prefettura e di conseguenza anche la questura non ha concesso le autorizzazioni necessarie. Quindi le autorità non hanno concesso, e questo lo ricordiamo perché abbiamo anche diverse volte discusso di questo, più di una volta discusso di questo argomento proprio durante l'organizzazione. Ernesto, cosa diversa è stata invece per la Stella Alpina, che essendo una gara di regolarità itinerante su un percorso definito che dura anche 3 giorni, ma non è residenziale come una gara di cronoscalata Trento Bondone, questa siamo riusciti ad organizzarla molto bene, con un grande successo, però questa è in assenza di pubblico. Allora, io ricordo solo 2 note. La prima nota, sì, prego Fiorenzo, prego. Poi lasciamo pure, volevo lasciare la parola anche a Silvano Piccarelli, però con una specifica. La mia organizzazione si chiama Scuderia Trentina. Nel gergo comune il termine scuderia è un ente che ha delle attività sportive. Quindi ha dentro piloti, macchine, eccetera, eccetera. La Scuderia Trentina invece da 23-24 anni non ha più all'interno dei piloti, dei concorrenti del motorsport, ma è un ente organizzatore ed è rimasto il suo nome Scuderia perché la storia è così, perché è nata nel 1951. È l'ente organizzatore. Ok, intanto grazie per la precisazione. Io voglio solo ricordare, anche perché ci sono tanti ragazzi che ci stanno seguendo, che allora la Trento Bondone, il Bondone è l'Alpe a ridosso della città di Trento, arriva a più di 2000 metri e si parte appunto quasi dal centro città con le gare della Trento Bondone e arrivano fino in cima. È una gara bellissima con diverse tipologie di auto e con gli spettatori. Normalmente è una grande attrattiva per tutti gli appassionati di motori che si distribuiscono su tutto il percorso, un percorso bellissimo a ridosso di... Ernesto, è un percorso da 17 km e 300 metri la gara, sì. 44 tornanti e 182 curve. Quindi una gara veramente molto molto tecnica, molto complessa, molto difficile, in particolare per i piloti che devono memorizzare il tracciato, è estremamente complesso. Ok, allora intanto grazie Florenzo. Silvano, allora io ti chiedo subito di parlarci un po' di Pinta Rally, con in questo caso è Rally con la A, perché è da Rally, no? Specifichiamo, esatto. Però è un gioco di parole, immagino. Di raccontarci un po' della scuderia e di quello, insomma, come è nata, e anche del tuo impegno, no? Di quello che richiede, perché magari noi non lo sappiamo, ma ci sono dei ragazzi che possono essere interessati o come piloti oppure come concorrenti, no? Della scuderia, e che vengono da altre parti d'Italia. Prego Silvano. Allora, mi presento, come si è presentato giustamente Fiorenzo, il nome è tutto un programma, no? Pinta Rally, non potevo che chiamarmi la scuderia, chiamarla Pinta Rally, che poi si dice esattamente Pinta Rally. Ecco, a parte vi ringrazio particolarmente per l'invito, mi fa molto piacere parlare di motori e questo mi è grato. Ecco. Diciamo, io vengo dal mondo dei motori dall'81. Io ho cominciato nell'81 a fare il navigatore,
ho notato che ero bravo, come mi dicevano i miei piloti, però non era il mio ruolo. Nell'83 ho mollato completamente il posto del navigatore e ho cominciato nell'83 a correre in macchina con il trofeo 112 fino al 2010. Nel 2010 purtroppo ho fatto un grossissimo incidente, mi è andata bene che sono qui e ho dovuto mollare completamente, anche perché ho il postumi ancora nella schiena, ho rotto vertebre, clavicola, piede. E mi sono dedicato completamente alla scuderia, che è il mio pane. Ecco, giustamente, come diceva Fiorenzo, sono due tipologie diverse la scuderia. Scuderia organizzatrice, come la scuderia trentina, la nostra è un'associazione sportiva dilettantistica che raggruppa una serie di piloti e non piloti, anche navigatori, di tutti i generi. Cioè, nel genere intendo specialità diverse, cioè noi prettamente siamo rallisti, capibile, anche il cognome mi lo dice, però abbiamo pistaioli, salitari, kartisti, gente che fa moto, slalom, spaziamo in tutte le tipologie automobilistiche. Ecco. Il nostro scopo, vabbè, come dicevo, nel 2010 ho fatto un incidente, nel 2011 ho fondato la scuderia, e da 10 piloti che avevamo all'inizio, adesso mi gestisco 42 piloti e all'incirca in un anno facciamo 100-110 gare di tutti i tipi, particolarmente la Trento Bondone, che io amo tantissimo. Pur essendo un rallista, non è che non mi piacciono più di tanto le salite, ma la Bondone è la Bondone, come diceva Fiorenzo. Vediamo anche i commenti. Vediamo i commenti che arrivano. Trento Bondone 2021. Ecco, vedi. Sono sotto che vediamo i commenti. Sì, 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 leggili tranquillamente. Come diceva Fiorenzo, giustamente è la gara più bella, perché anche il famoso Nesti diceva che per lui, che ha girato il mondo, diceva che è la gara più impegnativa, ma più bella, più affascinante. E questo ammetto. Io sono da rallista, mi sembra di essere una prova speciale. Non è facile impararla, perché è veramente lunga e selettiva, però è affascinante. Ecco. Non perché sia casa nostra, attenzione, perché io sono anch'io della zona di Trento, ho la società a Rovereto, ma che è a 25 km da Trento. Io gestisco questi piloti, tutti questi piloti, nel cosa fare? Praticamente gestiamo tutti i piloti, ma gestiamo in particolare le sponsorizzazioni nostre di scuderia e anche quelle di piloti, e abbiamo tanto lavoro. Ecco, tanto lavoro nel senso che dobbiamo dedicarci a gestire molto il marketing, perché giustamente se degli sponsor investono su di noi, credono in noi, bisogna giustamente dare anche gli spazi idonei per la sponsorizzazione che offrono, non solamente nelle vetture, ma anche sui social, su bandiere. Noi facciamo tanto marketing, io tengo molto in particolare questa cosa, ma la cosa bella che noi, io almeno io in particolare, tengo sono i giovani. Non per niente da 5 anni sto facendo un progetto giovani che tutti mi invidiano in parte, e alcuni mi dicono che sono soldi buttati, ma credo molto in questa cosa, e lo sta sposando anche lo stesso sponsor Trentino Marketing, perché portiamo un ragazzo da zero per un anno, cerchiamo di fargli conoscere tutto il mondo automobilistico in un anno. Parliamo dalla guida, l'alimentazione, la preparazione di una gara, dalle gomme, la strategia, il marketing e tutto. Silvana, posso farti subito una domanda? Sì. Che cosa vuol dire un ragazzo da zero? Cioè, quali sono i requisiti che deve avere un giovane? Ovviamente non mi sto candidando io, perché non sono più giovane, e anche perché probabilmente non ho nemmeno le qualità tecniche. Lorenzo ha suggerito a me e un altro amico che lui conosce bene di partecipare, ma con le auto d'epoca o qualcosa del genere, vero Lorenzo? No. Geremia non c'è oggi, l'avevo avvertito che c'eri tu, però non è a lezione. Silvano, quindi quali sono i requisiti che deve avere un giovane per poter essere, come dire, selezionato da Pintarelli? Allora, noi al tempo facevamo una selezione in pista, portavamo una serie di giovani, gran parte della scuderia, bisognava che fossero proprio della scuderia però, iscritti alla scuderia, che avesse corso prima o non corso. Per esempio quest'anno abbiamo un ragazzo che ha fatto solamente 2 gare l'anno scorso, l'abbiamo già inquadrato, abbiamo visto che c'è del talento, però per
ovviare questo, gli altri anni, adesso col discorso, come dicevamo, della pandemia, non abbiamo potuto farlo, andavamo in pista, una decina, una quindicina di piloti abbastanza giovani, parliamo dai 18 ai 25 anni, ecco, e li mettevamo con le stesse vetture alla prova e vedevamo chi aveva più talento di un altro. Ecco. In questo caso non abbiamo potuto farlo, però abbiamo preso un giovane e da lì, da zero, intendo che lui entra nel mondo dei motori sprovveduto di tutto. Lui, per esempio, non sa neanche cos'è un assetto. Cos'è l'assetto? Cos'è la gomma stampo e la gomma slick? Non sa la differenza. Abbiamo dovuto farli e li faremo in questo anno, nell'arco dell'anno, dei corsi mirati. Andremo dai gommisti, da Michelin, da Pirelli, fare un corso mirato sulle gomme, corso mirato sull'assetto, corso sull'alimentazione, un corso che li farò io sul marketing, come gestire gli sponsor, cosa proporre a uno sponsor, vendersi bene evidentemente, però concreti nel dare della visibilità. Ecco, noi per esempio nel contratto obblighiamo il vestiario Pintarelli, obblighiamo a fare l'intervista, obblighiamo a essere alle riunioni, obblighiamo la puntualità. Io poi sono della Vergine, immagino, sono un pignolo della Madonna, e tengo molto la puntualità, che ha una penalità, addirittura pensa che ha una penalità di 300 euro se arriva 5 minuti dopo. Ah. Questo per inquadrarli proprio, capito com'è? Per cercare di fargli vedere che ci deve essere della serietà nei confronti di chi sta lavorando, anche perché non è che lavoro solo io dietro questo progetto, ma ho 5-6 persone che lavorano dietro, tutti della mia età. Ecco. Immagino questo, però è un lavoro difficile, Silvano, perché allora io immagino che un giovane che si metta alla guida, no, Fiorenzo, dimmi anche tu questo, un giovane che si mette alla guida di un'auto e correre, deve avere anche un po' una bella componente, deve essere un po' spericolato, no? Un pochettino lo è in genere, no? Un tantino così, insomma, è spericolato. Deve essere uno sportivo, cioè, quindi deve essere competitivo, no? È la parola giusta. La guida sportiva viene appresa attraverso i corsi e sicuramente un gran maestro Silvano lo è. Però è chiaro, non bisogna avere paura, insomma, timore, si può apprendere la guida veloce. Chiedevo questo perché, scusami Fiorenzo, perché è interessante. Allora, ci deve essere un po' questa componente, come dire, un po' di spregiudicatezza, no? Nella acquisita, anche questo. Ecco, non avere paura, no? Come hai detto tu, Fiorenzo, non avere paura. E quindi è anche una scuola vera e propria, perché un giovane deve abituarsi, deve passare da imparare a essere, come dire, a non avere paura, ok? Imparare a non avere paura, anche a essere molto preciso, a rispettare, no, delle regole ben precise che voi giustamente gli date, gli suggerite, un po' come dire, si può anche imporre, no? Ecco, tanto da poter incorrere in come dire, in clausole di multe, cose del genere. Quindi questo è un compito complicato, cioè è una vera e propria, no, richiede una vera e propria visione aziendale, mettere insieme delle risorse, anche di tipo economico, gestire delle risorse umane, cioè delle persone, oltretutto giovani, quindi con tutta la loro, come dire, la loro energia e tutto quello che ciò implica. Quindi è un lavoro che richiede da parte vostra, in particolare in questo caso la domanda rivolta a Silvano, un impegno quotidiano, un impegno a tutto tondo, cioè il tuo tempo lo trascorri principalmente a fare tutto ciò. Allora, sì, hai toccato un tasto particolare, nel senso, sembra di no, ma come lo è Fiorenzo, per organizzare un abbondone non ci vuole un mese, ci vuole un anno. Perché finita una finita, e poi penso da Mary me lo confermi, finita la gara dell'abbondone, già loro a brevissimo devono ripartire per riorganizzare, perché non è senso. Anch'io avevo voluto quest'anno mettere in calendario un rally, che c'è in ballo qualcosa non organizzato da me, ma era in ballo di fare una gara di rally qui in zona del Trentino, ma mi sono tirato di sparte
perché ho già tante cose da pensare per la mia scuderia. Adesso sono entrato in pensione da una settimana e mi dedico completamente al 100% per la scuderia. Ma come dicevi tu, giustamente, Ernesto, è un impegno quotidiano. Io lavoravo fino a mezzanotte dopo il lavoro, io lavoro in banca, lavoravo praticamente tutti i giorni per la scuderia. Diventa un impegno se si ha passione, se no non lo fai. Il mio stesso commercialista mi dice: chi te lo fa fare? Ho la passione da una vita, da quando sono bambino, e lo faccio volentieri. Però, tornando a quella domanda di prima, oltre alle regole che stiamo dando a questi ragazzi, che voglio fargli capire che c'è un impegno di gente, di persone, economico, gestionale, organizzare i test, noleggiare la macchina, fare l'iscrizione alla gara, ci sono tanti piccoli aspetti da curare, che non sono cose facili, ecco, trovare anche il team serio, onesto, con la macchina a posto e tutto, ma la base nostra è la fortuna, dico, di questi piloti giovani, almeno quelli che sono con noi in scuderia, dopo non so le altre scuderie se lo fanno, te lo dico perché io quando ho cominciato ero un autodidatta, a me non ha mai insegnato nessuno a guidare, fortunatamente sono sempre andato bene, però è tutto venuto da me, nessuno mi ha detto come fare, girare il volante, come frenare. Qui invece al contrario, io ho della gente che mi entra in scuderia e già la settimana dopo, due settimane dopo gli chiedo che gara vuole fare e lo porto in una strada vicino a casa mia, o prima dell'abbondone, un mese prima, due mesi prima, andiamo a vedere il percorso e vedo delle pecche enormi di base, perché come dicevi prima, ci sono dei ragazzi bravi a guidare quotidianamente, ma tutta un'altra cosa l'impostazione di gara. A parte che si sta rischiando anche, non stiamo giocando ping pong. Certo, certo. E anche la tua testimonianza, anche anche la tua testimonianza dell'incidente che hai avuto ne è un esempio, cioè si sta rischiando, si può rischiare. Si sta rischiando, cioè purtroppo io ho i miei figli che corrono tutti e due, sia Silvia che Matteo, sicuramente sono una pressione, perché è uno sport, questo purtroppo è successo sulla mia pelle, che rischiamo, non è alla portata ovviamente di tutti. Sì, io vi chiedo una cortesia e passerei di nuovo a Fiorenzo. Certo, Fiorenzo, puoi ovviamente dire quello che vuoi, intanto ti proporrei già di raccontarci, se possibile, in cifre velocemente, che cosa vuol dire organizzare una cronoscalata tipo Trento Bondone o una Stella Alpina in termini di persone, di risorse, di numeri. Che cosa vuol dire? E poi dopo la stessa domanda a Silvano, che cosa vuol dire partecipare a una gara tipo la Trento Bondone con il vostro impegno? Cioè che cosa richiede? La preparazione, il numero, le persone, le gare, le prove e tutto quanto. Prego Fiorenzo, se volevi fare una nota anche tu. Mi hai dato proprio il gancio perché era una delle cose che volevo mettere in evidenza. Una organizzazione come questa richiede un team di persone che lavorano assieme per tutto l'anno e un team anche di persone appassionate. Non lo facciamo per mestiere, lo facciamo perché siamo appunto appassionati, lo facciamo un po' per hobby, però ci vuole un gruppo di persone che si occupi dell'intera organizzazione. La scuderia trentina oggi è formata da un team di 14 persone che si occupano dei vari aspetti della gara preparatoria per tutto l'anno. Poi evidentemente il grosso del lavoro si concentra negli ultimi 5-6 mesi prima della gara. Durante l'evento invece il coinvolgimento di persone è veramente notevole. Se penso che le persone coinvolte nei due giorni di gara sono più di 800, questo è un bel numero, se passare da 14 a 800. Evidentemente le 14 persone, questo mio team, ognuno ha dei compiti precisi. C'è chi si occupa del tracciato, chi si occupa dei commissari di percorso, chi si occupa dei servizi sanitari, chi si occupa dell'accoglienza dei piloti
chi si occupa invece delle relazioni nazionali con gli osservatori internazionali della FIA o della DAC Sport, chi si occupa delle classifiche e chi si occupa della direzione della gara. Nel momento in cui la strada viene chiusa al pubblico, all'accesso di tutti, quindi viene liberato completamente il percorso e inizia la gara, a quel punto interviene il direttore di gara. Il direttore di gara a quel punto è la persona a capo dell'evento, è il responsabile ed è la persona che si occupa di comandare tutta la fase, dalla partenza della prima vettura all'arrivo dell'ultima vettura. Fiorenzo, i tempi di organizzazione, ne ha accennato anche prima Silvano, a cui ci rivolgeremo fra un attimo, i tempi di organizzazione di una gara del genere, che tempi ha? Cioè praticamente, come dire, appena si finisce quest'anno si ricomincia già per l'anno prossimo? Ma tutte le manifestazioni, anche la Stella Alpina, finita... Per esempio, la Trento Bondone quest'anno è il giorno 3 e 4 di luglio. Non dico che il 5 di luglio pensiamo alla 71esima edizione, ma anche perché bisogna chiudere la 70esima, no? Abbiamo bisogno di chiudere i rapporti degli ispettori, abbiamo bisogno di far sistemare il percorso, di riordinare tutti i materiali, eccetera. Quindi questo comporta dai 10 ai 15 giorni di lavoro successivi alla gara. Poi però, lasciando superare magari il mese d'agosto, dai primi di settembre comincia già le iscrizioni al calendario per l'anno 2022, le relazioni con la federazione sportiva, eccetera, eccetera, eccetera. Analizzare gli errori fatti, i problemi che sono avvenuti nel corso dell'anno, analizzarli, registrarli e valutare magari e considerare. Insomma, un bel lavoro. Silvano, e invece per una scuderia partecipare a una gara come la Trento Bondone, che cosa vuol dire? In termini proprio in cifre, no? Le persone impegnate, il tempo, le risorse in generale. Allora, anche noi in parte, noi abbiamo un direttivo di 5 persone che anche noi, come Fiorenzo, ma sicuramente molto più in piccolo, ci dividiamo i compiti. Mia figlia fa l'iscrizione alle gare, mio figlio fa la fatturazione degli sponsor, ecco. Altri fanno la gestione del parco assistenza, perché giustamente il parco assistenza è un problema importante, soprattutto nelle gare di salite. Guarda caso la Bondone, dove hanno 200-300 iscritti, giustamente non è facile, e allora cerchiamo di gestire questa cosa. Insieme, che alla fine non siamo molti a gestire queste cose, siamo più che altro quelli al direttivo, ma il problema è a monte, che già mesi e mesi prima dobbiamo già fermare le vetture. Cioè io a gennaio già ho fermato già una decina di vetture per la Bondone, anche perché se no giustamente certi team li hanno già affittate per programmi, automaticamente cerchiamo di anticipare. Purtroppo bisogna vedere sempre se si hanno gli appoggi finanziari per coprire le spese del noleggio, però tendenzialmente è meglio approfittare e fermarle già molto tempo prima. Io siccome fortunatamente Fiorenzo mi lascia fare, spero anche quest'anno, l'unica cosa che posso fare per divertirmi un po', faccio la pripista ufficiale della Trento Bondone, ho già fermato una bella macchina, come sempre ogni anno cambio, poi però l'ho fermata in gennaio, perché sapevo che quella data lì c'erano parecchi campionati in ballo e fermandola giustamente me la sono accaparrata, ecco. Altrimenti dovrei andare a cercare altri team, ecco, non è un problema.
Allora, io adesso farei in questo modo. Intanto chiederei ai ragazzi, ai rappresentanti dei ragazzi di prepararsi, perché voi avete a che fare con i giovani, li formate e loro, anzi, comincerei con una ragazza, no? Perché io so che ci sono anche tante ragazze pilote che partecipano. Molto molto brave, ne ho conosciuta qualcuno molto molto bravo. Io comincerei con Giulia. Ecco, prego. Grazie. Giulia. Ciao Giulia. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi perché sono una grandissima appassionata di motorsport e spero di lavorarci un giorno. E la domanda che volevo farvi riguarda Giulia, anche sport, a 30 eventualmente. Eventualmente sì. E riguarda gli sponsor, che all'interno del motorsport, come chiunque sa, hanno un ruolo fondamentale, addirittura nella Formula 1 riescono a gestire il mercato dei piloti, a influenzarlo. E la domanda che volevo porvi riguarda la scelta dei criteri che possono influenzare la scelta di uno sponsor oppure un altro, come ad esempio è accaduto in Formula 1 o in MotoGP, che fu alzato un polverone mediatico dal Kodakons per la scelta dello sponsor Mission Winnow, che era strettamente legato alla Philip Morris e quindi andava contro il regolamento del divieto di utilizzare un marchio di sigarette per sponsorizzare una scuderia. E quindi volevo chiedervi, secondo voi, quali sono i criteri per poter scegliere uno sponsor piuttosto che un altro in qualsiasi tipo di categoria del motorsport? C'è un po' forse il problema di collegamento con Giulia. Prego, se intanto volete rispondere, intanto che Giulia... Da un punto di vista del mio come organizzatore, devo dire che ricerco gli sponsor che sono i più legati al mondo del motorsport e al mondo delle salite in particolare, quindi il costruttore dei pneumatici rispetto agli accessori per auto e cose del genere. Evitiamo di legarci ad aziende, per esempio, che non lo so, producono alcolici, o meglio, superalcolici. Evidentemente non lo spumante, non il vino, non la birra, però sicuramente i superalcolici. Questi vorremmo e tentiamo di evitarli. E poi comunque ci teniamo nell'ambito di industrie o di fornitori o di negozi che sono legati un po' al mondo o alla città o al mondo dei motori. Ecco, se posso intervenire io, giustamente per me è diverso, nel senso che Fiorenzo giustamente fa una gara del territorio e cerca anche lo sponsor del territorio, giustamente come anche noi cerchiamo in particolare le concessionarie o il gommista che sia inerente ai motori, ma a volte giustamente potrebbero non essere interessati perché sponsorizzano le squadre di calcio o di pallavolo, che anche noi abbiamo delle squadre forti di pallavolo e di pallacanestro, altrimenti ci vengono un po' portati via da queste specialità, anche perché sono a livello internazionale. Io invece che faccio gare in tutta Europa, perché corriamo con le Porsche in Europa, corriamo in tutta Italia, da qui fino a Salento, in Sicilia, dappertutto, giustamente noi possiamo spaziare in qualsiasi ambito dell'azienda. Importante poi giustamente proporre a un'azienda una cosa molto interessante, a parte che adesso fortunatamente col Covid, se avete notato, ci sono tante dirette fatte da C-Sport, molto belle, e poi altri emittenti locali che danno una gran visibilità allo sponsor, ecco, quasi quasi più che sulle vetture, se guardiamo, cioè nel senso, non solamente con gli spettatori, che questi anni purtroppo non ci sono in gara, ma abbiamo, è una bella cosa quello che abbiamo adesso, invece abbiamo le TV, possiamo vendere le TV, se vedi, io proprio questi pochi qualche giorno fa ho fatto dei contratti proprio perché abbiamo le TV che ci coprono e automaticamente sono più propense a sponsorizzarci. Ecco. Però non c'è un nesso, giustamente come diceva Fiorenzo, anch'io ho avuto delle aziende di tipo di birra
però loro già politicamente non associano mai uno sponsor di birra con il motorsport. Tendenzialmente chi ha la birra, vino, tendenzialmente, non dico tutte, anche perché non le ho fatte tutte, sponsorizzano tutt'altro, la vela, l'atletica, tutt'altra cosa, ma non il motorsport. È molto difficile trovare. Discorso delle sigarette che facevi tu, Giulia, se vi ricordate ai tempi, Marlboro e tante altre sigarette sponsorizzavano non solamente le Formula 1, ma i rally e tanto, la Repsol, mi ricordo, vabbè, che è una casa invece di lubrificanti e di benzine, adesso sono proibite, ma proprio proibite, automaticamente quelle sono da scartare, probabilmente ci stanno riprovando, ma ho paura che non andrà mai in porto, insomma, è stata abolita questa cosa, però dobbiamo un po' cercare possibilmente anche aziende poi appassionate, che non siano del motorsport, no, ma ci sono aziende appassionate, questo sì. Ok, grazie Giulia. Intanto ho avuto qualche problema di connessione, quindi entro io a fare da moderatore in attesa che possa ripristinare la connessione. Grazie Giulia, andrei avanti con le domande dei nostri studenti del YLab e c'è pronto Luigi. Prego Luigi. Salve. Innanzitutto vorrei farvi i complimenti in quanto organizzatori di questi eventi per i livelli di sicurezza che si sono raggiunti. Posso pensare ad esempio in Formula 1 l'incidente di Grosjean dell'anno scorso o quello di Bottas e Russell di domenica scorsa, in un'epoca diversa sicuramente avrebbe avuto un esito completamente tragico. Volevo chiedervi, il tema della sostenibilità ambientale è molto, molto vicino al vostro mondo, infatti da quest'anno la Formula è praticamente composta solo da monoposto che sono spinte da motori elettrici. Volevo chiedervi quanto la sostenibilità ambientale influirà e come continuerà ad evolversi nel vostro ambiente. Rispondo prego. Io, sì, prego, in questo momento. Ma è chiaro che cioè, finora le vetture, i motori sono sempre stati anche sinonimo di rumore e di inquinamento. Questo è vero, non possiamo non tacerlo, insomma, è così. È chiaro che però, insomma, durante una gara motoristica come la Trento Bondone o altri piccoli rally, come dire, il consumo la quantità di emissione di CO2 è pari a quello di una domenica di vacanza nella stessa zona, insomma, quindi non è molto, molto, ma molto più grave. È evidente però che oggi anche lo sport sta guardando verso un mondo in cui l'energia sostenibile possa essere utilizzata e quindi faccio riferimento all'elettrico. Quindi l'elettrico nello sport sta entrando, l'hai accennato appunto tu, nella Formula E, ma lo sarà sempre di più passando prima per la pista e poi anche per gare come le cronoscalate. Il ruolo della propulsione elettrica nell'industria oggi automobilistica è in continua crescita, lo si vede, lo si legge sui giornali, eccetera. E quindi anche lo sport motoristico deve in qualche modo adeguarsi. E anche lo sport andrà, dal mio punto di vista, in questa direzione. Io sto spingendo all'interno di AC Sport perché questo possa avvenire anche in tempi brevi. È chiaro che ci sono delle sfide tecnologiche ancora da risolvere, da raggiungere, che come ovviamente lo sviluppo delle batterie, ma anche lo sviluppo di tecnologie a ricarica rapida, perché in pista durante un pit stop probabilmente riusciranno a ricaricare le batterie in tempi brevissimi. Oggi questo ancora non è possibile. Quindi tutto questo sviluppo tecnologico
porterà ad avere delle vetture a basso, diciamo, che utilizza delle fonti energetiche più sostenibilità, quindi delegare all'insegna della sostenibilità. Va bene. Abbiamo ristabilito la connessione con il professor Romanzo. Leggo prima di lasciare spazio ai ragazzi, c'è una domanda dai commenti che per Silvano Pintarelli che magari possiamo leggere. Non pensa che sarebbe utile una sorta di budget cap per limitare i costi dell'intera filiera, a partire dal karting, dove al giorno d'oggi per competere bisogna sborsare cifre super ingenti e che non favoriscono l'inserimento di molti giovani promettenti? A dimostrazione di ciò possiamo osservare come i più importanti palcoscenici a livello mondiale sono popolati dai cosiddetti portatori di valigia. Silvano. Ha fatto una domanda bellissima, che io sostengo, ma non ne verrò a capo. A me mi ha intervistato, dopo aver intervistato tutti i team d'Italia che noleggiano vetture, e ho notato che le gare sono, per il Covid, sono diminuiti i chilometri delle gare, da 100 km, 120 sono passati a 90, alcune da 90 a 60, ma i prezzi sono rimasti uguali, primo punto. Io mi sono scontrato su questo, ho detto ok, giustamente i noleggiatori l'anno della pandemia non hanno lavorato, è il loro lavoro, non tutti, però tanti, è il loro lavoro, vivono con quello, capisco, però la domanda che mi ha fatto la persona che ha appena letto è giusta. Dobbiamo vedere anche i giovani, ma non solo i giovani, attenzione, giovani e meno giovani, perché io ho dei cinquantenni, sessantenni che vorrebbero provare la Trento Bondone. Quando gli dico che costa 300 euro di iscrizione, 2-3 mila euro di noleggio, 1000 euro di gomme, bisogna prendere la tuta da gara che costa 300 euro, il minimo 300 euro, basta, ci ripensa, ok, sarà un mio sogno. Giustamente mi sono scontrato con i gommisti, non si può spendere 300 euro a gomma, perché è folle, perché durano 20 km, 30 km. Io ero all'Isola d'Elba la settimana scorsa con un mio pilota, mi ha fatto fuori 10 gomme per fare 60 km di prova. Non è possibile. Cioè, abbiamo dei costi folli. Questo non è il modo per avvicinare lo sport i ragazzi giovani. Dovremmo trovare una formula, che anche lì purtroppo è difficile, perché ci sono i costi di base delle vetture, dei ricambi, che sono altissimi, e penso che non siano proprio veritieri, perché sono esagerati, per me esagerati. Dico questo perché io ho cominciato con le 112 e facevo 10 gare all'anno e facevo quei tempi, facevo l'operaio, cosa vuol dire? Che avevo pochi soldi, eppure facevo 10 gare perché i costi erano minori, 4 gomme mi duravano 3 gare, adesso non dura neanche 2 prove. Ecco, allora, ok sviluppo, ok nuove tecnologie per andare più forte, ma intanto i costi salgono e il ragazzo giovane non entrerà mai in questo mondo, e questo mi dispiace, perché come diceva il ragazzo, la domanda è giusta, io ho dei talenti che ho visto nei kart e non nei kart che meriterebbero di andare avanti, meriterebbero, ma purtroppo bisogna venire con la valigia se non trova sponsor, e se non ha la valigia rimarrà un talento non sfruttato. Questa è una cosa che mi rammarica moltissimo. Questo ecco, allora, adesso pregherei la regia, Luigi ha già fatto domanda, e se ci sono altre, Diletta, ecco, prego Diletta. Buon pomeriggio. Volevo chiedervi, la gara Trento Bondone, che è la gara automobilistica più antica di fatto in montagna, quanto è cambiato dalla sua prima edizione nel 1925 ad oggi? Ovviamente Diletta non è assolutamente confrontabile, insomma, no? Cioè, la strada soprattutto. Adesso non vorrei dire sbagliare, ma credo che la prima Trento Bondone con l'intero tracciato asfaltato avvenne nel 56 o nel 57. Prima il tracciato della Trento Bondone era su strada sterrata, e parte asfaltata, quantomeno l'inizio,
non era lunga tutti i 17 chilometri e 300 metri, ma arrivò a quella misura appunto negli anni 50, 56-57. Da allora, diciamo che dagli anni, al di là della tecnologia e della tipologia di vetture, dei gruppi, delle classi, della potenza, dagli anni 80 in poi la Trento Bondone si è mantenuta su, è abbastanza simile, ovviamente cambiando le vetture e le velocità che si raggiungono. Ecco, grazie, grazie Fiorenzo. Non so se Silvano vuole aggiungere qualcosa. No, diciamo che ha fatto passi da gigante sul discorso sicurezza, quello tantissimo. Cioè, ogni anno vedo dei miglioramenti sull'asfalto, un'aggiunta di rail, sulla Bondone non c'è niente da dire, lasciamo che sia casa mia, ma la provincia in particolare tiene molto alla sicurezza e vedo che ci sono miglioramenti ogni anno. Ecco, quello. Diciamo che probabilmente gli anni scorsi non si guardava molto questo aspetto, ma questo non si vedeva anche nelle gare, nei rally. Basta guardare i rally di una volta, mi viene male guardare qualche filmato vecchio degli anni 80 dove era messa la gente, dove era più segnata la gente sul percorso. Adesso, forse in certi posti, io sono andato in Germania a vedere un rally mondiale, mi ha tenuto 100 metri distante dalla strada. Cioè, a questo punto stavo dicendo, forse è meglio che vada a casa, perché tanto a 100 metri distante non vedo niente. Cioè, ho pagato un biglietto, un profumato biglietto per entrare. Per vederlo a 100 metri su un rettilineo mi sembrava esagerato, sinceramente. Adesso siamo andati un po' troppo all'estremo, insomma, ecco, bene. Troppo. Ci sono, grazie Diletta, grazie. E ci sono Grazie. altri interventi? Salve, buonasera. Volevo chiedere, con l'avvento della pandemia l'anno scorso, diversi piloti di Formula 1 come Charles Leclerc o Lando Norris hanno fatto delle live streaming appunto giocando con il gioco della Formula 1 virtuale. Penso che con l'avvento sempre più importante degli esports, ovvero i campionati virtuali, la gente lascerà sempre di più il reale, continua a concentrarsi sempre più sul virtuale, oppure il virtuale spronerà queste persone a provare anche di guidare, di cercare di arrivare appunto a guidare una vettura vera anche nella realtà. Allora, se posso rispondere io, visto Certo. che ho uno sponsor che è della FRIM, sta facendo proprio un campionato con questi simulatori. Sono arrivati a dei livelli allucinanti. Pensate che Hyundai Italia, piloti ufficiali, vengono qui a Treviso, vengono a Treviso a fare i test per assettare la vettura. I freni, ma a livelli incredibili, vengono addirittura gli ingegneri a mettere a posto la macchina sul simulatore che poi porteranno su quella vera da gara. Siamo arrivati a livelli di tecnologia incredibile. Però, sinceramente, io sarò anche vecchio, ma che batta salire su una vettura, l'emozione che ti dà una vettura, non c'è paragone. Ecco, anche se ci avvicineremo, hai ragione, Michele, nel dire. Ci avvicineremo veramente tanto, ma non possiamo perdere l'amore di guidare una vettura vera, ecco, capito com'è? Ecco, questo non ha prezzo. Ecco, io penso che, come il discorso di Fiorenzo, che diceva sì, è giusto, la Formula E, io ho avuto, non so se avete visto le ultime interviste di Adamo, che è direttore sportivo di Hyundai Italia, ha fatto finta di niente nel rispondere alla domanda, come dire, non fatemi parlare, se no probabilmente dico qualche eresia. Come dire, il vero motorsport sono i motori, ma che fanno rumore. D'accordo, le vetture stradali in città, inquinamento, primo a sostenere questa cosa, ma il motorsport, vorrei vedere una Trento Bondone che passano 300 macchine silenziose, non penso che venga tanta gente a vederlo. Ecco. E invece il rumore del motore è un'armonia che
che alla gente. Confermo che sento l'armonia qui, insomma, che si è proprio di fronte dall'altra parte della valle. Confermo, ed è bello sentirla. Intanto, qualche commento. Una grande organizzazione con la O maiuscola, uno staff super preparato, e vanno più sentiti complimenti a questa gara che ogni anno diventa sempre più bella. E poi c'era anche un altro commento, ecco, Trento Bondone, a proposito di università, stiamo parlando di università, l'università delle gare in salite, con graduazione alla macchina organizzativa. E quindi questo, grazie Michele, ci sono altre domande? Pierpaolo, prego Pierpaolo. Buon pomeriggio, grazie per l'interessante parentesi e per il tempo che ci avete dedicato oggi. La domanda che volevo rivolgervi riguarda il tema precedentemente toccato dell'evoluzione elettrica dei motori. A vostro parere, come potrebbe cambiare o evolvere il motorsport in tal proposito? Ma appunto, come dicevo prima, quando le batterie saranno sufficientemente capaci, quando la possibilità della ricarica sarà a tempi molto molto ridotti, potremo avere in tutte le specialità del motorsport, quindi dai rally a cronoscalate e dalla pista, anche come dire le vetture GT che non sono quelle di Formula 1, ma sono quelle derivate da modelli industriali, potranno competere in eventi, in gare dedicate alle vetture a trazione elettrica. Sì, io intervengo solo brevemente, ma allora, sentendo i manager giustamente delle case automobilistiche, tipo parlo sempre di Hyundai o Skoda stessa, dicono che hanno dei costi spropositati. Ecco, questo torniamo al discorso della domanda di prima, del ragazzo che aveva detto che i costi sono elevati, non facciamo entrare questi giovani in questo modo qui. A questo punto non entreremo mai, faremo mai entrare questi nuovi giovani, perché anche in queste vetture qui elettriche vedo Skoda che stanno facendo sviluppo di una macchina da rally della Skoda, che volevo addirittura noleggiare per la Trento Bondone, ma hanno dei costi folli anche lì. Sembra che ci siano dei costi elevati più di quello che ci sono adesso nel motorsport, e allora già lì, e poi bisogna vedere lo smaltimento delle batterie, sta diventando un argomento abbastanza delicato, ecco, questo un argomento delicato. Grazie per Paolo, io mi permetto anche di fare un riferimento a quello che è accaduto in questi giorni con il mondo del calcio, e la questione della sostenibilità finanziaria e economica di alcune situazioni ha fatto fare delle scelte che poi si sono rivelate, insomma, quelle che si sono rivelate. Probabilmente ci vuole un po' più di coraggio cercando di restare agganciati alla passione delle persone, perché poi lo sport è fatto da persone, e quindi un po' più di coraggio anche da parte delle istituzioni, no? Probabilmente cercare di avvicinare di più i giovani a questi sport. Prego Nicola. Buon pomeriggio. La mia domanda è riferita più a un fatto, diciamo, umanitario. Stiamo vivendo una grande incertezza economica e ancora un'attuale pandemia globale. Volevo chiedere se c'è fiducia per una partecipazione di massa da parte del pubblico alla Trento Bondone di quest'anno, sia dal punto di vista della comunità, ma anche dal punto di vista del turismo. Sì, noi l'interesse è sempre molto alto anche per l'anno 22. Abbiamo la sensazione che il pubblico stia attendendo. Credo che purtroppo non potremmo, come dire, accogliere questa esigenza, questa richiesta, questa voglia, questo desiderio della gente di venire sul percorso della Trento Bondone ad assisterla. Credo, poi evidentemente vedremo come si evolve la situazione pandemica in Trentino nelle prossime settimane, in particolare durante il mese di maggio. Credo che però non riusciremo ad avere tanta gente come gli anni
diciamo dal 2019 e prima. Ecco. Se ho risposto bene, Nicola, alla domanda. Se sì, sì. L'ho compresa grazie Nicola. Roberto? Prego Roberto. Salve, buonasera. La domanda che volevo sottoporre è la seguente. Quanto e come è cambiato il mondo del motorsport all'inizio della vostra carriera fino ad arrivare ad ora? Quindi sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista strettamente competitivo, con le gare e quant'altro. Grazie. Parto io, Silvano, a parlare di organizzazione perché è molto più complessa la tua, probabilmente, risposta. Esatto. È cambiato l'impegno. È cambiato l'impegno perché le esigenze che oggi i piloti o le scuderie dei piloti e non solo, ma anche le esigenze delle federazioni che impongono dei vincoli organizzativi e un'organizzazione sempre più precisa, sempre più dedicata, sempre più attenta. Un altro degli aspetti è la sicurezza che richiede, che impone un'attenzione alla sicurezza passiva assoluta, per cui, come accennava prima Silvano, il percorso ogni anno deve aumentare il grado di sicurezza passiva, i guardrail devono essere rinforzati con delle lame anti-intrusione in modo tale che le macchine sbattano ma riescono a non rimanere incastrati, e non solo, il tracciato deve essere liscio, non ci devono essere buche e salti perché altrimenti sarebbero pericolosi, non ci devono essere degli alberi o qualcosa sulle traiettorie. La sicurezza è una cosa imponente e che ogni anno deve essere migliorata e ogni anno prevede dei grandi sforzi di tipo organizzativo. Questo dal punto di vista dell'organizzazione. Ecco, allora intanto grazie anche Roberto, non so se in regia ci sono i ragazzi, io pregherei se possibile, ecco, ringrazio veramente con Fiorenzo e Silvano per la loro partecipazione. Grazie. Allora, abbiamo anche un po' rivissuto chi ha vissuto già queste gare, ma l'abbiamo viste più da vicino, no? Perché poi ci avete dato l'opportunità di vederle, come dire, da dentro, perché poi noi pensiamo alla gara, c'è qualcuno che tante macchine, tante cose che corrono con i propri team, però una gara c'è all'interno di un team tutta una serie di cose da fare e poi un'organizzazione generale e rispettivamente di Silvano e di Fiorenzo. Noi vi ringraziamo, facciamo un grande in bocca al lupo per le gare di quest'anno, siamo sicuri che farete tutto secondo il modo migliore possibile perché siete attentissimi, ci avete parlato di sicurezza, di organizzazione, di come andare sempre meglio, di macchine che devono essere sempre più sostenibili, quindi, e poi soprattutto lo avete fatto con ragazzi e tanti ragazzi come loro che voi nelle vostre scuderie, nei vostri allevamenti, no? Perché sono degli allevamenti giovani che portate, e anche delle belle scuole di vita, immagino, per loro, e forse anche una bella esperienza per voi. Ecco, noi vi ringraziamo. Ernesto, io ringrazio voi, ringrazio chi è stato, tutti i ragazzi che sono stati ad ascoltarci, ringrazio anche Silvano per essere stato con me ad accompagnare questa cosa. Grazie a voi. Ci auguriamo di fare il nostro meglio. Di rivederci sul campo. Ci rivedremo sul campo, sì, ci rivedremo anche sul campo. Prima possibile. Lo faremo in tutti i modi e speriamo magari che anche i ragazzi quelli che sono più lontani, che in questo caso dell'università, possono partecipare. Stare, no? Chissà, magari La tecnologia oggi degli streaming ci permette di far vivere in remoto praticamente la gara e stiamo lavorando per poterla trasmettere interamente nella giornata di domenica, non solo attraverso il canale 228 di AC Sport, che farà vedere una bella parte, quantomeno la parte finale
della Trento Bondone, ma anche attraverso i canali social tradizionali. Quindi va bene. Messina. E poi non ci sia mai, magari uno di questi ragazzi, o più di uno, noi speriamo, ancora più bello se fosse, ci fossero anche delle ragazze, potrebbero essere, no, magari o manager di team, oppure fondare un proprio team, o essere, perché no, dei piloti. No. Bene. Chi lo desidera, glielo auguriamo. Grazie, grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie a tutti e un grande saluto. Ciao, grazie.